Sto camminando sulle orme di Gesù nella parte settentrionale di Israele. Gesù e i suoi discepoli non si limitarono a camminare per Cesarea di Filippi. Questa zona infatti è a circa 45 km a piedi da dove si trovavano in Cesarea. Sarà stata sicuramente una bella avventura. E non solo. Questa regione in realtà è dedicata al culto del dio Pan e ognuno di questi scavi nella roccia avrebbe contenuto altre diverse divinità. Questo in realtà rappresenta la dimora del Dio dei Gentili e nessun ebreo rispettabile sarebbe mai venuto qui all'ombra di una roccia dedicata agli dei. Ma proprio qui Gesù chiede ai suoi discepoli: chi dice la gente che io sia? Qualcuno dice Geremia, altri dicono che sei Elia, altri ancora Giovanni Battista. E Gesù chiede direttamente a loro: e voi chi dite che io sia? Simon Pietro, che non è un uomo istruito e pescatore, dice: tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivente. E Gesù dice: non è carne e sangue, non è l'uomo che te lo ha rivelato, Simone. È stato il Padre mio che è nei cieli, e su questa roccia costruirò la mia chiesa e le porte dell'inferno non la vinceranno. È incredibile che proprio qui, come stanno mostrando le immagini, spicca una roccia giusto al centro di questa montagna. E proprio qui in mezzo, dove c'era il Tempio di Pan, quella grotta era chiamata la Porta dell'Hades. La gente credeva che proprio qui si potesse accedere all'Hades. Gesù, usando questa immagine, disse: su questa roccia costruirò la mia chiesa e le porte dell'Hades non la vinceranno. Questa è la prima volta che leggiamo la parola chiesa nella Bibbia e scopriamo che non è stato in un tempio o in una sinagoga che ha detto la prima volta quella parola. I cattolici insegnano che questo episodio in realtà è la commissione a Pietro, il momento preciso in cui Pietro sarebbe stato unto per guidare la Chiesa. I protestanti invece credono che questa fu in realtà una confessione e all'ombra di questo monte tutto assume un preciso senso. Gesù porta i suoi discepoli al luogo più oscuro di tutta la Giudea e lì rivela loro la verità di chi egli è, dicendo che è su questa roccia che edificherò la mia chiesa, le porte dell'inferno non la vinceranno. Ancora oggi Gesù sta dicendo a tutti i suoi discepoli, a quelli che lo seguono, a tutti quelli che vanno in Corea del Nord, a quelli che vanno in Iran, nelle zone in cui non hanno mai sentito la buona notizia di Gesù e che dicono ancora che su questa roccia, su questa verità su cui sono poggiati, egli è il Cristo. E su di lui costruisce la chiesa e le porte dell'inferno non la potranno vincere.